Giacomo, Filippo, parto chiedendovi subito qual è stata la vostra reazione quando vi hanno chiamato e vi hanno comunicato che si sarebbe fatto lo spin-off. Vai, prima ho iniziato io, adesso tocca Vai, a te. ok, perfetto. Beh, non ci crede nessuno, eravamo sorpresi perché, semplicemente perché ci eravamo lasciati con baci, abbracci, pianti in alcuni casi. E insomma, è grande soddisfazione per un lavoro fatto, un grande successo raggiunto, quale quello di Suburra. Quindi era un capitolo chiuso. Non ci siamo salutati dicendo forse vedremo se. Quindi è una cosa che è maturata nel tempo, forse in base anche a risultati che hanno constatato e anche chissà quanti altri aggiornamenti che sono al di sopra delle nostre teste. Comunque a me ha fatto un enorme piacere perché comunque amiamo i nostri personaggi e la famiglia che si era creata Sì, intorno anche al di Suburra fuori. Quindi è una sì. famiglia, scusa se entro, però È Suburra è vero. una famiglia, nel senso che nel mio caso, vabbè, io veramente sono quasi 10 anni che ci sto dentro, Filippo qualche anno in meno, ma anche Sì, lui dalla dalla prima prima. stagione, quindi siamo stati, cioè abbiamo passato del tempo, molto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. Ed è bello, ogni volta che rivedo qualcuno che ho collaborato su Suburra c'è comunque un rivedersi molto, molto felice, anche a prescindere da un set di Suburra, no? Quindi ritrovarci di nuovo tutti lì sul set è stato molto emozionante. Ecco appunto, saluti, abbracci, pianti, però vi siete ritrovati a 10 anni di distanza. Suburra racconta questa, che definiamola criminalità anche organizzata, che comunque ha avuto un gran successo in Italia. Vi siete fatti un'idea del perché è piaciuta così tanto? Ma io credo che al di là di tutto il marcio che raccontiamo, di tutta la Roma buia che andiamo a raccontare, c'è un discorso proprio di umanità dei personaggi, che per quanto siano cattivi, per quanto compiano azioni criminali, riesci a vedere l'essere umano che c'è dietro, no? E anche affezionarti molto, perché è vero che c'è sempre un grande tema sullo sfondo, come in questo caso quello dello stadio, però poi Suburra è fatta dei personaggi che si muovono all'interno di questa cosa, no? E quindi credo che il pubblico sia affezionato proprio a questi. Sì, c'è anche, e oltre a quello che dice Giacomo giustamente, c'è anche una dinamica di attrazione e repulsione verso il mondo che raccontiamo. E per cui è Roma che raccoglie e carica su di sé tutte le cose negative di una nazione, no? In quanto comunque il governo, cioè Roma c'è tutto. E quindi chi ne fa parte la critica, chi ci vive soffre questi problemi e vede le simiglianze, le verosimiglianze nella serie e nella realtà. Chi non è romano gli dà fastidio, però la vede e si compiace perché dice, ecco, vedi, quindi c'è questo atteggiamento interessante in cui Suburra ha in sé personaggi che sono diventati un po' delle maschere, che però funzionano, no? Nella loro criminalità e nella loro coerenza, nella cattiveria, nell'intrigo, nel malaffare, nel caso politico, cooperative e proprio criminali veri. Quindi, insomma, secondo me questo è come un topos letterario da una parte, dall'altra proprio è una linea che Suburra ha creato e che è come in Fargo, capito? Cioè, tra 10 anni puoi cambiare cast e fare ancora Suburra con tutto un cast completamente nuovo, magari tra 20 anni. Perché comunque Roma purtroppo è la città eterna ed è la città che è eternamente anche un po' immobile nelle dinamiche, diciamo, Quotidiane, quotidiane, politiche, purtroppo, tutto. no? Che Quindi poi è Roma, non so se siete d'accordo, anche comunque l'espediente, in un certo senso narrativo, per raccontare comunque un po' l'Italia, forse sotto certi aspetti. La città eterna si presta perfettamente. Però facendo un passo indietro, volevo chiedervi com'è stato ritrovare i vostri personaggi e come si sono evoluti, visto che avete appunto tantissimi anni voi, ormai. beh, sì, come ho detto prima in conferenza stampa, è stata una bella sfida, perché è un personaggio, ho dovuto affrontare però un personaggio nuovo, per quanto conoscessi benissimo tutto il passato, no? Che anche i fan e chi ha già visto la serie conoscevano bene. È un personaggio che è cambiato, è maturato, è cresciuto, è diventato uomo, non ha più tutte quelle caratteristiche che l'avevano reso iconico, no? Ed è stata una sfida molto difficile perché appunto c'è un ricordo di quello e si doveva fare un lavoro per renderlo nuovamente, non so, importante, no? Che rimanesse. Ed è un personaggio che non vuole più nascondersi dietro appunto le maschere che aveva un tempo, non vuole rinunciare a una parte di se stesso che aveva sempre rinnegato. Quindi è un uomo nuovo,
che pensava di aver chiuso dei conti col passato, che invece ritornando a Roma per un motivo ritrova e purtroppo ci rimane di nuovo infognato dentro. Tu Sì, come l'hai ritrovato? no, Cinelli ha avuto un arco narrativo pazzesco dalla prima stagione ad oggi, effettivamente. Ha fatto proprio il giro della morte, è partito in un modo, anzi anche proprio la connotazione politica in fondo di Cinaglia, all'inizio dei primi episodi era proprio un'altra cosa, quindi ha avuto un percorso incredibile che culminava nella terza stagione con quella spinta alla moglie che cadeva di sotto, insomma con l'uccisione di sua moglie, tutto sommato che lui si nega e si è sempre negato. Qui in questa stagione si riaffronta quel tema, tornerà fuori, ci sono due figli che hanno più spazio, c'è un rapporto con i figli che è interessante e quindi si vede questo lato protettivo e più sensibile che si è visto di meno in Cinaglia, che era sempre invece una determinato, insomma, verso un obiettivo. E per il resto, sai, il cambiamento, come è cambiato, i tratti distintivi di Cinaglia sono quelli, non sono cambiati, cioè è uno, e forse non avrei neanche voluto che cambiassero, nel senso che veramente è un po' una maschera anche il personaggio di Cinaglia, anche se non è connotato esteticamente in un certo modo, ma rappresenta perfettamente certi personaggi, appunto, che fanno parte di questa città, per cui diciamo c'è una parte che è rimasta solidamente coerente dalla prima stagione e forse questo lato di sensibilità che è un po' cambiato. In chiusura, Giacomo Filippo, voi che spettatori siete oggi? Che serie TV guardate o anche film, non soltanto serie TV? Oddio, io adesso sto andando tanto al cinema tantissimo, se riesco il più possibile sto vedendo tutto, dall'ultimo di Garrone al nuovo di Scorsese, quindi c'è un ritorno verso film e tematiche importanti, secondo me, sociali, che ti fanno pensare tanto. Quindi io vado verso quel frangente. Certo, ho anche momenti dove ho bisogno un attimo di stare più tranquillo, non pensare, vedermi una sitcom, per esempio, appunto su Netflix, mettere un Friends, anche così una sitcom della mia infanzia. E sì, È vero, questa cosa che dici, uno dice sempre la cosa del momento. Io, per esempio, come tu, io storicamente, quando così mi metto un po' di buon umore e mi rilasso, ho sempre visto Seinfeld, ma prima che arrivasse in Italia per motivi vari, insomma, così diciamo, conoscevo. Ed è una serie che mi ha sempre, sì, nel suo cinismo forse un po', però mi ha sempre un po' cullato. E invece recupero serie che non ho visto, per esempio, ultimamente è uno dei pochi che non ha visto The Bear, la serie ambientata a Chicago, sul mondo della cucina, questo chef che mi è piaciuto molto. E sono d'accordo con Giacomo, ho un momento di ritorno alla visione del film. Mi capita di dire di salvarmi un film mentre prendo un treno o un aereo e quindi mi scarico a volte ultimamente più un film di una serie, proprio anche per l'impegno, il commitment che ti richiede un film e per il tipo di racconto, insomma. grazie mille. Grazie Grazie a te. a te.